l'appuntamento ormai imperdibile con l'Accademia Agos, con Carlo Dorofatti, che saluto. Buongiorno Carlo. Buongiorno Giorgio, ciao a tutti, buongiorno. Allora, oggi è il primo giovedì del mese. Sì. E il primo giovedì del mese l'Accademia Agos ha un appuntamento. Esattamente. E iniziamo proprio con le cose di stringente attualità. Assolutamente, perché stasera alle ore 21 all'Accademia Rousseau in piazza San Francesco 2, come di consueto ogni primo giovedì del mese si ripete questo appuntamento, incontro ad ingresso libero, gratuito, dove si trattano gli argomenti che vengono poi approfonditi all'interno dell'Accademia Agos, quindi le discipline spirituali, lo yoga, il tantra, la meditazione, la ricerca interiore, le tradizioni religiose ed esoteriche, attualizzando ovviamente questi argomenti alla nostra esigenza esistenziale odierna, quindi medicine naturali, scienza olistica e una maggiore comprensione di se stessi come indagine della realtà e un miglioramento delle nostre condizioni di vita. C'è il tema yoga e tantra, via di mano destra e via di mano sinistra. Qualche tempo fa tu mi spiegasti che non bisogna banalmente pensare alla mano destra e alla mano sinistra proprio fisica, no? Sì, certo, sono due... Puoi brevemente dirci un po' com'è? Sono due diverse vie, due percorsi che nascono con questo nome in Oriente nell'ambito delle tradizioni tantriche. Il tantra di mano sinistra, il Vama Marg, e il tantra di mano destra, il Dakshina Marg. E sono due percorsi che si basano su altrettante due prospettive diverse di intendere il cammino spirituale, il risveglio della coscienza, l'evoluzione dell'essere umano nella sua relazione con la vita e con lo spirito. Mentre le dottrine di mano sinistra interpretano i tantra, quindi gli insegnamenti di Shiva che nel mito vengono attribuiti a questo dio che elargisce questi insegnamenti alla sua Parvati, alla sua Shakti, alla sua compagna, questi insegnamenti hanno lo scopo di condurre ogni essere umano a una piena realizzazione di sé, quindi della propria creatività, della propria evoluzione, sia materiale sia spirituale. E per farlo l'essere umano deve risvegliare in sé quella scintilla divina, quelle facoltà perdute o che possono essere evolute, facoltà profonde che avvicinano l'essere umano alla propria natura reale, alla propria natura divina. Solo che nelle tradizioni di mano sinistra, quindi quelle che giungono dal nord dell'India, dal Pakistan, dal Kashmir, dal Tibet se vogliamo, questi insegnamenti vengono intesi in senso letterale. Siccome questi insegnamenti contengono delle componenti che riguardano anche la sessualità, intesa sia come polarità, quindi l'allegoria, la polarità, la dualità tra materia e spirito, tra maschile e femminile, l'incontro armonico di queste polarità reintegra l'essere umano nella sua completezza. E allora le vie di mano sinistra interpretano questi insegnamenti in senso letterale, quindi praticano l'erotismo sacro, praticano la sessualità sacra, intesa proprio come rapporto sessuale, il Kama Sutra, quindi l'indagine del corpo come uno straordinario tempio, uno straordinario laboratorio alchemico, e attraverso la sessualità vissuta c'è proprio questa riscoperta della nostra energia vitale che è energia divina, mentre invece le scuole di mano destra, che giungono invece dal sud dell'India, sono più per una interpretazione allegorica di questi insegnamenti, quindi non prevedono e anzi condannano le pratiche sessuali. Quindi questo è un po' la descrizione antropologica dei due percorsi. In realtà poi queste due visioni condurranno a un approccio filosofico anche molto diverso, quindi l'approccio di mano destra è più devozionale e tende comunque a rappresentare l'uomo come una creatura di un Dio verso il quale esprimere la propria devozione, se non sottomissione,
è sottomissione che si estenderà ovviamente alle chiese, alle istituzioni sacerdotali, alla cultura braminica, mentre invece le vie di mano sinistra sono più centrate sull'essere umano, quindi non una creatura, ma a sua volta una divinità che in questo momento non è consapevole di se stessa, ma che può, attraverso un cammino preciso, riscoprire la propria scintilla divina, la propria divinità interiore, senza per questo quindi sottomettersi in senso devozionale ad una divinità trascendentale ed esterna. E quindi qui l'approccio poi si fa molto molto diverso da quello che è invece la via devozionale tipica delle religioni, quindi da qui si può anche intendere quella diversa prospettiva, da una parte quella esoterica che prevede una ricerca spirituale volta ad un risveglio della nostra divinità interiore, e quella invece religiosa che invece prevede il percorso spirituale come una obbedienza dei comandamenti di una religione rivelata e quindi una fondamentalmente una sottomissione a un Dio, ad una credenza, ad un culto. Questa è una differenza sostanziale, no? Sì, assolutamente, cioè parlare di via di mano sinistra e di via di mano destra ci porterà poi a rimarcare le differenze tra un approccio esoterico e un approccio religioso al percorso spirituale. Ne parleremo stasera approfondendo ampiamente. Interverrà anche Simone Sebastiani, leggo, esperto di discipline orientali, è stato anche nostro ospite, quindi... Sì, perché la collaborazione con Simone Sebastiani, titolare dell'associazione sportiva Sambao, prosegue, quindi lavoriamo, collaboriamo in perfetta sinergia. L'Accademia ACOS come progetto formativo viene accolto dalla palestra Sambao, dove svolgiamo i nostri corsi, le nostre giornate. A proposito, vi ricordo che proprio questo sabato e questa domenica, sabato abbiamo la giornata dedicata al primo anno accademico, domenica la giornata dedicata al secondo anno accademico. In questo caso la giornata di domenica è aperta a tutti, anche a chi non frequenta il percorso annuale, perché trattiamo di un argomento preciso. Parleremo di Kabbalah, quindi le tradizioni cabalistiche, la Kabbalah mistica, la Kabbalah magica, la Kabbalah esoterica, l'indagine del significato dell'albero sefirotico, i sentieri, le corrispondenze, le analogie con l'astrologia, l'alchimia, i grandi arcani. Quindi parleremo di un argomento estremamente interessante dal punto di vista delle tradizioni esoteriche, perché la Kabbalah di fatto rappresenta il fondamento del magismo occidentale, sebbene nasca in Medio Oriente come tradizione egizio-ebraica. Per cui ecco, domenica svolgeremo questa giornata alla palestra San Paolo. Per cui Simone Sebastiani sarà ospite questa sera per integrare, anche attraverso il suo punto di vista, lui è un esperto di discipline orientali, la trattazione, l'argomento che affronteremo, dando poi spazio alle domande, eccetera, eccetera, come di solito facciamo. Interessante. Poi leggo ancora degli appuntamenti: ogni venerdì sera meditazione a spazio Atman, dicevamo, no? Via 20 settembre con Carlo Dorofatti, meditazione, spazio Atman. Sì. In via 20 settembre 23. Esatto, ogni venerdì sera. Quindi bisogna prenotarsi? Sì, è meglio farci sapere se venite, perché così predisponiamo l'ambiente, a volte siamo in tanti, quindi bisogna anche organizzarsi. Comunque, ogni venerdì sera si pratica meditazione a spazio Atman, sono vere e proprie lezioni, però è possibile aggiungersi in qualunque momento. Esploriamo diversi stili, dalla meditazione classica a quella buddista nelle sue varie forme, a quella yogica, a quella tantrica, e in questo periodo stiamo esplorando le meditazioni sciamaniche, quindi con l'uso dei tamburi. È un'esperienza veramente molto interessante, perché esula un po' anche dall'idea della meditazione a gambe incrociate in silenzio. In realtà adesso stiamo esplorando stati di coscienza che vengono stimolati proprio attraverso l'uso del tamburo, il ritmo che evoca dentro di noi energie ancestrali molto interessanti da sperimentare. Per prenotare, per informazioni, qui avete anche una segreteria, vedo, sì. No? Che c'è un numero 339-4522-858. Sì. Ripeto, 339-4522-858. Ogni venerdì sera meditazione a spazio Atman. Sì.
qualche informazione anche riguardo al primo anno accademico dell'Accademia ACOS? Sì, certamente. A settembre comincia. A settembre riparte un nuovo primo anno accademico, abbiamo un nuovo, una nuova annualità che parte. Vi ricordo che l'anno accademico si svolge una volta al mese, si sviluppa attraverso incontri una volta al mese, alla domenica, da settembre a giugno, quindi sono 10 incontri, 10 giornate, e da domenica 23 settembre ricomincia un nuovo primo anno accademico dell'Accademia ACOS. Tutti i programmi, l'elenco dei docenti e qualunque altra informazione la trovate sul sito www.accademiaacos.it, oppure potete telefonare alla nostra segreteria sempre al 339 45 22858. A settembre comincia una nuova... Esatto, domenica 23 settembre abbiamo la prima giornata del nuovo primo anno. Stiamo anche distribuendo dei volantini, del materiale per poter informare la città di questa possibilità. Tra l'altro molte persone vengono anche da fuori, insomma è un ambiente molto dinamico, molto frizzante. Questo è importante, cioè, non è... E uno pensa, diciamo, questi sono una setta un po' chiusa, entri, li guardano tutti come si guarda. No, è un ambiente molto accogliente. L'estraneo. Ci sono diversi istruttori, diversi docenti, tra cui anche medici, professionisti, quindi è un ambiente multiculturale, interdisciplinare, si esplorano tutta una serie di tematiche per fornire degli strumenti di crescita, di ricerca interiore, di consapevolezza, anche attraverso ovviamente lo studio di tematiche molto precise. È un'esperienza teorico-pratica, quindi si praticano anche yoga, danze sacre, bioenergetica, esperienze che vengono tratte dal Tai Chi piuttosto che dal Qigong o da altre discipline orientali. Quindi è un'esperienza molto viva, dinamiche di gruppo, dinamiche relazionali, è molto interessante come tipo di approccio alla ricerca del sé. Ecco, e si esplorano sensibilità, culture molto diverse, ma anche con tante affinità. Beh, andiamo cioè, noi abbiamo una cultura, la globalizzazione, tra tanti problemi e difetti, ci ha fatto scoprire che spesso tante culture hanno dei tratti comuni che sono interessanti. Capire anche le differenze è interessante perché si può prendere del buono da ogni cultura, no? È possibile comparare inutile, anche... diciamo anche, oltre che buono. Certo. Buono forse c'ha un'accezione di carattere morale, no? Ma utile anche. Sì, sì, si comparano anche diverse tradizioni, quindi la tradizione induista viene comparata con quella buddista, la quale viene comparata con quella taoista, e tutto questo possiamo poi raffrontarlo con le tradizioni più vicine a noi, quindi le tradizioni ermetiche, le tradizioni alchemiche, la cristianità esoterica, quindi ci sono tutta una serie di riferimenti che ci fanno intuire come esista effettivamente una matrice di conoscenza unica, perché l'essere umano è quello, in fin dei conti, che ovviamente poi si sarà tradotta in base alla cultura, all'ambiente, all'epoca, in diverse formule, però ecco che la conoscenza è poi effettivamente quella. Si può rintracciare una matrice esoterica, un nocciolo arcaico dal quale poi si sono sviluppate le varie tradizioni religiose e spirituali di ogni epoca e luogo. Ci sono poi tutta una serie di domande che ci arrivano, che ti arrivano e che sono sempre molto interessanti, no? Sì, ne ho selezionate un paio perché io di solito non le leggo prima perché non voglio essere condizionato e prepararmi le cose, mi piace di più essere spontaneo, però ho visto che sono argomentoni molto, molto importanti, quindi ne ho selezionate giusto un paio perché... meritano un po' di tempo ognuna di queste domande. Che cosa pensi a Daniela? Che cosa pensi del viaggio nel tempo? Se ne parla in teoria in molti ambiti della fisica moderna, ma molte tradizioni esoteriche ne parlano nei loro miti e nelle loro narrazioni. Anche alcune scuole esoteriche moderne ne parlano e anzi dicono che si è sempre fatto, si fa
e loro stessi affermano di saperlo provocare. Tu parli di fisica esoterica, quindi sicuramente avrai avuto modo di incontrare questa tematica nel corso dei tuoi studi o delle tue esperienze. Cosa ne pensi? È possibile il viaggio nel tempo? In che termini sarebbe possibile? Quali sarebbero le implicazioni? L'argomento è assolutamente affascinante, ci entusiasma, ci intriga anche tutto il cinema che è stato proposto a questo riguardo, no? Pensiamo a Zemeckis con il mitico Ritorno al futuro, pensiamo a Welles, il suo romanzo In viaggio nel tempo, poi hanno fatto un bellissimo film anche che ricalca quella storia. Di viaggio nel tempo si parla nella fantascienza da sempre, soprattutto dagli anni 60 in poi si parla molto più che, cioè non solo di alieni extraterrestri e mondi lontani, ma anche di viaggio nel tempo. Sicuramente un argomento molto affascinante. Oggi la fisica moderna ne parla in modo teorico, perché ha potuto osservare il curioso comportamento di alcune particelle subatomiche, le quali appunto sembrano essere svincolate dal causa-effetto e quindi dalla sequenza temporale come noi siamo abituati a misurarla. Quindi da qui si sono sviluppate una serie di teorie sul viaggio nel tempo dal punto di vista anche scientifico, ovviamente teorie che possono riguardare il mondo del nostro microcosmo, perché ovviamente si parla di particelle elementari. Nel momento in cui poi si sviluppa la materia, il tempo viene scandito e misurato in senso cronologico, come tutti quanti noi sappiamo e come ne facciamo esperienza. Però ecco che il tempo non è più un contenitore fisso e immutabile all'interno del quale accadono eventi, ma da Einstein in poi il tempo è a sua volta un qualcosa di plastico, un qualcosa che si può dilatare, si può contrarre quando ci avviciniamo a velocità prossime a quelle della luce. Ecco, vediamo che il tempo si contrae, così come lo spazio, in prossimità dei buchi neri abbiamo delle anomalie temporali, per cui il tempo come lo spazio definiscono i termini di una realtà plastica, olografica, che addirittura interagisce con la percezione dei suoi osservatori e interagisce quindi con ognuno di noi. E il viaggio nel tempo è vero, nei miti, nelle narrazioni esoteriche, citato, se ne parla nei Veda, se ne parla nelle Numa Elish, nell'Edda, nel Popol Vuh, molte tradizioni religiose si parla, no, di yogi, di santi che non solo riescono a provocare la bilocazione, ma addirittura possono prevedere eventi o addirittura viaggiare nel tempo, viaggiare nel passato, viaggiare nel futuro. Pensate che certe tradizioni che riguardano il profetismo, i profeti vengono descritti non tanto come coloro che vedono il futuro, ma come coloro che in qualche modo si proiettano, vivono, partecipano al futuro. Oppure viaggi nel tempo, nel passato. Ecco, secondo alcune teorie della fisica moderna, cito David Deutsch, che è uno degli scienziati che più si è occupato del tempo e del viaggio nel tempo, abbiamo anche Stephen Hawking, Paul Davis senz'altro, Brian Greene, David Deutsch è stato quello che più si è impegnato nell'esplorare tutti i paradossi che il viaggio nel tempo produrrebbe, no? Perché ovviamente se io intendo viaggiare nel tempo, magari voglio tornare nel passato per cambiare delle cose, nel momento in cui cambio quelle cose non ho più motivo, quando ritorno al mio presente, di fare quel viaggio nel tempo che le ha cambiate. E quindi il viaggio nel tempo si fa o non si fa? Quindi il viaggio nel tempo e tutti i suoi paradossi possibili può essere in qualche modo
collocato all'interno a sua volta della teoria del multiverso, dei mondi paralleli, dei mondi eco, dei mondi specchio. Quindi è un fenomeno che non riguarda solo il nostro piano di esistenza, ma nel momento in cui si producesse dovrebbe implicare il coinvolgimento di altri piani di esistenza, di altri mondi paralleli, perché il viaggiatore temporale, nel momento in cui viaggia nel tempo, non si muove lungo la sua stessa linea temporale, ma si muoverebbe su linee temporali parallele e quindi su altre realtà. E poi bisognerà vedere se gli eventi che causa possono essere assorbiti dal piano principale, dal piano dal quale il temponauta parte, oppure se invece permarrebbero su mondi paralleli e quindi di fatto non sarebbero visibili, non sarebbero percepibili sul nostro piano di realtà principale. Quindi paradossi è molto difficile, ma prima di parlare del viaggio nel tempo bisognerebbe capire che cos'è il tempo, che cos'è la nostra realtà. Nell'esoterismo la nostra realtà viene concepita in maniera molto diversa da come noi la percepiamo attraverso i nostri sensi fisici e tentiamo di descriverla attraverso la nostra scienza, che è ancora scienza positivista, scienza materialista. Non è scienza e coscienza, è una scienza ancora fondamentalmente basata sulla percezione fisica della nostra realtà. E invece, secondo l'esoterismo, la realtà è sì sicuramente la realtà dei sensi fisici, ma è anche molto di più: dimensioni sottili, dimensioni spirituali, dimensioni parallele che sfuggono all'esercizio dei nostri sensi attuali e possono essere apprezzate e misurate solo nel momento in cui risvegliassimo in noi ulteriori facoltà, ulteriori capacità percettive. Probabilmente se risvegliassimo in noi delle facoltà addirittura divine, no? come si dice in certe tradizioni, i cosiddetti siddhi, come le chiamano nelle tradizioni orientali, cioè facoltà extrasensoriali che, riconducibile alla nostra essenza divina, ci permetterebbero di partecipare allo spazio-tempo ad un altro livello di interazione. La stessa cosa dicono gli sciamani quando parlano di Nagual. Se avete letto i romanzi di Castaneda, Don Juan, il suo mentore, il suo maestro, racconta, spiega, cerca di far sperimentare a Carlos Castaneda il Nagual. Che cos'è il Nagual? Il Nagual è quella visione esoterica della realtà che sfugge ai nostri sensi attuali, eppure è reale, ma ha a che fare con una percezione completamente diversa e una visione delle cose completamente diversa. Tutto questo oggi la scienza moderna lo sta considerando, perché la fisica, gli scienziati, le avanguardie dell'astrofisica, così come della meccanica quantistica, della fisica dell'infinitamente piccolo, si stanno sempre più avvicinando a considerazioni molto vicine a quelle che da sempre sono proprie delle tradizioni spirituali, delle tradizioni esoteriche. Quindi scienza e esoterismo si stanno sempre più avvicinando, sempre più alleando nella descrizione di una realtà multidimensionale, sottile, spirituale oltre che fisica, coscienziale, nel momento in cui il nostro pensiero, la nostra mente, modella e determina il piano di realtà che poi i nostri sensi percepiranno, nel quale si svilupperanno le nostre vicende umane. Quindi la scienza sta diventando sempre più filosofia dell'assoluto, gnosi totalizzante in un modello di realtà che non può più essere semplicemente materialistico. A questo punto, quando riusciamo a meglio comprendere che cosa sia la realtà, che cosa sia lo spazio, che cosa sia il tempo veramente, perché il tempo non esiste, il tempo è una scansione della nostra mente, che la nostra mente opera per produrre un'esperienza, per poter dare significato al divenire, che è quindi passato, presente e futuro. Ma questa è una scansione mentale. In realtà sembrerebbe che il tempo fosse un mare circolare dell'eterno presente, come lo chiamano alcune tradizioni. Noi viviamo in un eterno presente
in un oceano di eventi simultanei, contemporanei, presenti, e in questo mare temporale, in questo oceano dell'eterno presente, la nostra mente scandisce delle direzioni, dei sensi di lettura che ci manifestano su un piano materiale e che ci permettono quindi l'esperienza della percezione, che è quindi l'esperienza dell'interazione che diventa quindi possibilità di evoluzione della coscienza. Ma in realtà noi viviamo in un eterno presente, e questo anche già i grandi filosofi del passato si interrogavano su questa questione, da Parmenide, ma Eraclito stesso, insomma, ma anche Sant'Agostino, per esempio, nelle sue confessioni parla del tempo come un qualcosa di molto più ampio rispetto alla nostra esperienza percettiva. Quindi che cos'è il viaggio nel tempo? Il viaggio nel tempo è un muoversi all'interno di questo territorio fatto di energia, fatto di eventi contemporaneamente presenti, e attivare delle possibilità piuttosto che altre, insinuarsi in direzioni temporali, in pieghe di determinazione quantistica, e operarvi producendo cambiamenti, producendo eventuali biforcazioni, eventuali realtà alternative rispetto a realtà già vissute. E qui entriamo nella già lo facciamo però, no? È molto... pensa l'attività dello storico, viaggia nel tempo. Lo storico viaggia nel tempo e infatti vale lo stesso discorso. Quello che noi oggi chiamiamo storia... L'interpretazione storica condiziona anche... Bravissimo. Il presente questo... e anche plasma un po' il futuro, no? Ma certo, perché ancora una volta è una forma di viaggio nel tempo. Quello che noi chiamiamo storia, meno fantascientifica dell'astronave o della macchina del tempo, certo, ma la storia, quello che noi chiamiamo storia, in fondo non è altro che una determinazione, è una descrizione, non è ciò che veramente è accaduto, è una interpretazione che poi viene a far parte della cultura dominante. La storia la scrivono i vincitori, non dimentichiamocelo. I libri di storia descriveranno quindi una storia, non la storia. Perché la storia è figlia del presente, no? E poi, è certo, e poi spesso anche in base alle necessità politiche vengono scritti i libri di storia, e quindi c'è una continua rideterminazione del passato che ovviamente... Quindi continui viaggi nel tempo. Sono continui viaggi nel tempo, perché modificano la percezione e orientano la percezione che abbiamo della nostra attualità e quindi il nostro futuro. Questo è un viaggio nel tempo, d'altronde anche il viaggio nei nostri ricordi è un viaggio nel tempo, anche quando lo psicoterapeuta aiuta una persona a ristrutturare propri ricordi per curare dei traumi, curare delle situazioni che poi hanno provocato nevrosi, hanno provocato patologie. Allora ecco che il ricordo viene richiamato, viene ristrutturato, si cerca di riconfigurarne l'emotività corrispondente, si cerca in qualche modo di ristrutturare questo ricordo in modo da risolvere il trauma che adesso può essere associato. Anche quello è un viaggio nel tempo, perché un pochino si cambiano, ecco, un po' come se si cambiassero degli eventi per produrre degli effetti sul nostro presente, in questo caso la cura, la guarigione psicoterapica. Però quando parliamo di esoterismo, in effetti si parla di viaggi nel tempo veri e propri, cioè non solo delle proiezioni, delle prospezioni profetiche, divinatorie, oppure dei viaggi terapeutici come il viaggio sciamanico o il viaggio psicoterapico. Spesso in esoterismo si parla proprio di viaggi nel tempo, in quanto si è riusciti a imbrigliare quei criteri fondanti della nostra realtà al punto tale da potersi muovere attraverso leggi che sono diverse, sono più profonde rispetto alle leggi fisiche conosciute. Ecco il mago che viaggia nel tempo. Se vedete il cartone animato La spada nella roccia, per esempio, non so se mi è mai capitato, Disney, La spada nella roccia, cartone animato, Mago Merlino, nel momento in cui si presenta, arriva dal futuro, addirittura arriva in maglietta hawaiana con un surf, no? Arriva dal futuro. Quindi l'idea del mago che viaggia attraverso lo spazio, attraverso le dimensioni, ma anche attraverso il tempo,
È un'idea che nell'esoterismo c'è sempre stata, è vero questo. Oggi tu mi chiedi, cara Daniela, cosa penso se il viaggio nel tempo sia o meno possibile. Dovremmo cambiare la nostra concezione di tempo, dovremmo cambiare un po' il terreno per comprendere effettivamente che cos'è la nostra realtà, di conseguenza che cosa siamo noi veramente, per eventualmente capire se fosse o meno possibile il viaggio nel tempo e in che termini. È vero, ci sono molte scuole esoteriche che oggi affermano di farlo. Io credo che siano esperienze più mentali che fisiche, e con la mente si può fare tante cose. Si possono anche produrre rideterminazioni fisiche con la mente, se vogliamo dare a questa mente un potere sulla realtà totale. Quindi è vero che il viaggio mentale può anche corrispondere ad un viaggio fisico, nel momento in cui consideriamo che tutto è fenomeno della mente, anche la materia è fenomeno della mente. Qui il De Martino, il famoso antropologo, aveva lui stesso misurato delle esperienze di viaggio sciamanico, delle esperienze di stati alterati di coscienza all'interno di determinate tribù, e effettivamente all'interno di quel contesto si producevano dei fenomeni che sfidavano le leggi fisiche conosciute, che creavano una bolla di realtà, un nagual particolare, per cui ecco che in quel contesto, attraverso una certa eccitazione della mente, si potevano produrre effetti particolari che purtroppo non sono esportabili e riproducibili in un asettico laboratorio, ma appartengono a un'esperienza particolare, sono singolarità. Per questa non riproducibilità non vengono ammesse dalla scienza, però abbiamo avuto scienziati che sono stati testimoni di esperienze sovrannaturali nel momento in cui si sono accostati a esperienze di tipo magico, di tipo sciamanico. L'ultima domanda che ti fa Daniela in questa lunga, dice: quali sarebbero le implicazioni? Perché quando si parla di implicazioni noi pensiamo sempre alla rideterminazione, no? Rideterminazione della, cioè voglio dire, faccio un viaggio, adesso banale, certo, proprio da film, faccio un viaggio nel tempo, arrivo dalle parti agli esordi del nazismo, do una botta in testa a Hitler perché so quello che poi è provocato, e quindi non c'è più il nazismo e non c'è più l'olocausto, non c'è più la seconda guerra mondiale. Questa è un po'... Non è proprio così, perché nello studio dei paradossi temporali ci sono molte teorie a questo proposito, per cui in realtà un evento storico di quella portata avrebbe un'intensità tale sul nostro tessuto di realtà per cui non potrebbe essere evitato semplicemente uccidendo Hitler o impedendo che fosse concepito, perché ci sarebbe stato comunque qualcun altro o altre circostanze che più o meno avrebbero ricreato quei contesti. È determinato da talmente tante variabili, sì, esatto, che non è che se tu ne elimini una, gli altri rimangono ancora. In realtà c'è proprio questa sorta di difficoltà nel comprendere quali siano davvero le cause, le concause che vanno a determinare eventi storici, e quanto più questi eventi storici sono ampi, di grande portata, di massa, e tanto più queste variabili, queste cause sono difficili da rintracciare, per cui ecco che probabilmente si ricreerebbero le condizioni per la nascita del nazismo, ad esempio, anche se Hitler non fosse presente, ma ci sarebbero altre situazioni che comunque alla fine produrrebbero gli stessi risultati. Quindi le implicazioni, sono relative alla coscienza, certo, alla consapevolezza sempre. Il discorso è molto ampio, perché in effetti dovremmo comprendere il meccanismo del viaggio nel tempo considerando il tempo come un mare di eterno presente. È molto difficile adesso in trasmissione addentrarsi sul discorso tecnico. È uno dei temi che voi trattate all'Accademia. Assolutamente, nell'Accademia ACOS, nei corsi di fisica esoterica,
si esplorano queste ipotesi, si esplorano più che altro come esercizio di espansione della mente e della coscienza per permetterci di uscire un pochino dai nostri schemi abituali e utilizzare quindi un respiro più ampio nel momento in cui consideriamo la realtà. E allora ecco che ci esercitiamo nell'ipotizzare queste possibilità di cui comunque, ripeto, abbiamo traccia nelle grandi tradizioni e nelle grandi scuole esoteriche, per cui se ne parla, bisogna capire però in che termini e a quale realtà si riferiscono quelle tradizioni, che probabilmente è una concezione di realtà molto diversa dalla nostra e non è detto che sia meno scientifica della nostra. Salvatore, un altro, altre domande. Cioè, Carlo, per favore, in una delle prossime puntate potresti parlare anche del fenomeno della... Questo è interessante, sono molto curioso. Della medianità o canalizzazioni, e nello specifico i fenomeni del cerchio Firenze 77 set, Chain Roberts, caso Pierrakos o Pierrakos, Pierrakos. E i moderni Abram e Ratma. Grazie. Ramta, sì. Ovviamente la domanda è: sono messaggi utili o attendibili, da dove provengono, ovvero è attendibile l'origine che le entità stesse in maniera differente si attribuiscono? Quando si parla di medianità, io preferisco sempre parlare di un modo che noi abbiamo di entrare in relazione con il nostro sé profondo, che poi possa essere mediato, giustificato dalla rappresentazione di un contatto con un'entità, con un angelo, con un Dio. Secondo me è un modo per dare una spiegazione a un'esperienza di profondo contatto con se stessi e con il logos universale, se vogliamo. Ed è in questi termini che facciamo anche esperienze medianiche all'interno dell'Accademia, ma sempre come ricerca di una riconnessione con il proprio sé reale, con il proprio sé superiore, con il proprio sé profondo, divino, essenziale. E comunque la medianità o channeling, canalizzazione, oggi si parla molto di channeling, è un fenomeno che ancora una volta incontriamo in tutte le culture. Lo sciamano che parla con i morti, il profeta che parla con Dio, lo spiritismo dell'Ottocento, dei salotti, io mi ricordo anche a Torino negli anni 70-80, c'erano questi salotti da queste madame dove si faceva un po' tipo Arsenico e vecchi merletti, dove si facevano queste sedute spiritiche per comunicare tutti i film da Ghost in poi, no? Il contatto con il mondo dell'aldilà, con il mondo dell'oltre, che può essere contatto con i defunti o anche contatto con altre entità, maestri, forze, angeli, diavoli. Qui entriamo anche nelle tradizioni del magismo medievale, no? Il commercio, la negoziazione del mago con i suoi demoni o con i suoi angeli, tutta la tradizione cabalistica, la tradizione dei grimori. Quindi noi è un po' come se fossimo delle antenne, l'essere umano è fatto per comunicare, per essere in relazione, e spesso questa relazione prevede il contatto con altre dimensioni, con altre possibilità dell'intelligenza e della coscienza. E questo è un argomento. Poi negli anni 50, negli anni 60 del secolo scorso, il fenomeno dello spiritismo, che tanto aveva entusiasmato nel secolo precedente, lo spiritismo, il contatto con i defunti o il contatto con i maestri occulti che guidano l'umanità, pensate alle tradizioni teosofiche, in realtà poi negli anni 50 e 60 tutto questo fenomeno viene traslato nel contattismo, cioè nel fenomeno del contatto con entità aliene, con entità extraterrestri, però più o meno i messaggi sono molto simili. Ecco, questo è un discorso. L'altro discorso che a me interessa molto di più è il fenomeno della medianità nei confronti di se stessi, cioè della propria parte più profonda, essere medium di se stessi in quanto ci riconnettiamo con quella parte di noi vera, profonda, dimenticata, che può essere risvegliata attraverso la meditazione, attraverso una ricerca spirituale profonda. Il fenomeno della medianità, quindi, in questo caso può sì passare attraverso esperienze difficili da collocare, la telescrittura,
cultura, la trance, il channeling, però ecco che il messaggio giunge dal nostro profondo. Però il nostro profondo è così vasto che può anche effettivamente interconnettersi con fonti di coscienza e di intelligenza cosmiche. Quindi è vero che poi noi accediamo a fonti di sapere molto più ampie rispetto a quello che noi pensiamo essere individualmente. Quindi la medianità è un fenomeno di relazione, di contatto, di apertura di porte che, se lo spiritismo è un certo tipo di medianità, vive in maniera molto spontanea, quando invece entriamo nel campo esoterico, nel campo magico, invece queste porte vengono aperte in maniera molto precisa, conoscendo esattamente che cosa si sta, aprendo e sapendo dirigere il traffico anche, no, all'interno di questi canali di comunicazione. Allora, io penso che l'esperienza del Cerchio Firenze 77 sia autentica, sia molto bella. In effetti Roberto Setti, secondo me, è stato un grande medium, e questo anche considerando il tipo di messaggi di cui era canale. Erano messaggi tutt'altro che semplici, tutt'altro che retorici, perché i moderni channeler sono estremamente retorici, e l'umanità deve fare la brava, e dovete fare la pace, e non dovete usare le armi nucleari, e dovete rispettare la natura, e va bene, ma non c'è bisogno di scomodare l'arcangelo Michele per sapere queste cose, o Crayon, le entità extraterrestri, Ramta e le divinità egizie. Cioè, voglio dire, sì, questo fa parte di un fenomeno New Age molto di moda, che vende anche molto, ma alla fine i messaggi sono estremamente banali, se vogliamo, oppure talmente fantasiosi da rappresentare delle narrazioni poco significative. Invece i fenomeni più autentici, più interessanti, come quello del Cerchio Firenze 77, fenomeno tutto italiano, molto interessante, siamo negli anni 60, anni 70, sono messaggi impegnativi, difficili. Si parla di fisica, si parla di realtà, di materia, di energia, di tempo, di relazioni che ha la coscienza con la psiche e la psiche con il corpo e il corpo con la materia, quando ancora non si parlava come oggi di fisica moderna, di meccanica quantistica più di tanto, di mondi paralleli, di teorie del multiverso o di scienze olistiche. Cioè, in quegli anni erano argomenti molto nuovi, laddove sì, si parlava di altri mondi, di extraterrestri, però in una chiave molto enigmatica. Ecco, laddove i messaggi sono troppo chiari, diffidate, perché probabilmente sono espressioni dell'inconscio del medium, che magari in quel modo si cura o dà espressione alle proprie nevrosi o alle proprie repressioni o alle proprie personali ossessioni. Mentre invece, quando i messaggi sono molto enigmatici, probabilmente ci avviciniamo a qualcosa di particolare, a qualcosa che difficilmente potrebbe essere ricondotto al genio anche inconscio del medium. E allora in questi casi troviamo del materiale interessante da considerare, che poi magari la scienza andrà a confermare tanti anni dopo. Sono capitate casi in cui sono giunti dei messaggi molto particolari che in quel momento la scienza avrebbe deriso, e poi anni dopo si sono scoperte delle cose perfettamente descritte in canalizzazioni di decenni prima. Quindi queste cose sono accadute. Cerchio Firenze 77, Seth, l'esperienza di Jane Roberts, senz'altro, l'esperienza di Carla Ruchert, per esempio, a Berlino, con il cosiddetto Ra Material che trovate su internet. Ecco, quelle sono canalizzazioni moderne molto molto interessanti, che secondo me rappresentano dei momenti di apertura al profondo che dentro di noi si interconnette con l'intelligenza cosmica. E queste sono esperienze senz'altro importanti, così come lo sono state le grandi esperienze profetiche. Quindi immaginate gli autori dei Veda, gli autori dei grandi testi che poi hanno fondato le grandi religioni. E beh, anche in quel caso ci troviamo di fronte a delle fonti superiori. Poi andare a capire
la natura di queste fonti superiori è un ulteriore passo, perché comunque possono esistere fonti superiori che magari fanno i loro interessi e non è detto che siano poi espressione della coscienza evolutiva umana e divina che ci riguarda. Quindi l'origine attendibile bisogna usare molto giudizio, molto discernimento, molta critica. È un campo nel quale c'è la possibilità naturalmente di essere suggestionati perché vogliamo essere suggestionati, certo, a volte. Certo, no? Infatti. Allora mi veniva in mente proprio l'esigenza che ci sia qualcuno, come per esempio, che anche in forma accademica analizzi queste cose, confronti, esperienze. Sì, ci vuole molto senso critico e poi appunto laddove le cose sono troppo chiare bisogna dubitare. Laddove le cose sono un po' enigmatiche, forse vale la pena approfondire. In ogni caso tenete conto che questi fenomeni possono causare vampirismo, ossessione, manipolazione della mente, anche perché, ripeto, se è un fenomeno endogeno può anche dare sfogo a personali repressioni o ossessioni del medium. Personalità nascoste. Quindi, che... è un fenomeno tutto inconscio che dà libero sfogo a suggestioni, aspettative o paure. Una cosa molto delicata. Ma se fosse un fenomeno endogeno ma anche esterno, come vera e reale relazione con altre sorgenti di intelligenza e di potere, sicuramente bisogna anche lì stare molto attenti che non siano esperienze predatorie sul piano sottile, quindi che queste forze non si facciano passare per qualche cosa che non sono, assecondando le aspettative del medium, quindi ecco la Madonna, ecco Dio, ecco l'angelo, in realtà sono solo modi subdoli attraverso i quali queste entità, che magari sono entità parassite, elementari, astrali, però ecco, è una strategia che spesso adottano per poter alimentare una certa credibilità, una certa creduloneria e quindi nutrirsi dell'energia psichica del soggetto, nutrirsi della sua energia vitale, e questo capita spessissimo. Non fate sedute spiritiche per gioco, cosa che abbiamo fatto tutti da piccoli, da adolescenti, le ho fatte anch'io, però ecco, in realtà è un'esperienza veramente molto delicata. Sono cose delicate per interagire con la propria... con le proprie abitudini, paure, eccetera. Esatto, quindi... il problema è che anche poi il cinema crea molte suggestioni, molte paure anche. Mm-hmm. E per cui ecco, il problema, vedete, non è aprire delle porte, perché noi siamo degli esseri magici, siamo delle creature spirituali. Il problema non è aprire delle porte, il problema è dirigere il traffico. E il problema semmai è chiuderle, non è aprirle, ok? Fantastico. Bella questa delle porte, è fondamentale, perché è vero che bisogna aprirle le porte, però bisogna anche sapere, capire come poi percorrere quelle vie, no? Ma è un'indagine che si può esplorare. Allora, quando dicevi all'enigmaticità dei messaggi dei grandi oracolari, no? Sì, certo. Mi viene in mente i grandi capisaldi del passato, l'oracolo di Delfi, sì, non dava mai delle risposte, oppure la Sibilla Cumana non davano mai delle risposte, implicavano un impegno, dovevi interagire. Quando l'oracolo di Delfi dice a Socrate conosci te stesso, gli dà veramente la via per fare un'indagine su se stesso, sulle proprie convinzioni, che è alla base della sua filosofia. Sì, poi, no? Conoscerai l'universo e gli dèi. Dice, ma come, che mi dice? Vengo a chiedere e tu mi rimandi a me addirittura. Sembrava deve quasi una cosa ingannevole, in realtà deve è una cosa più profonda. Perché la conoscenza è medicina, e anche la medicina in fondo deve responsabilizzare il paziente, deve coinvolgere il paziente in un processo di guarigione responsabile, che produce cambiamento, che produce crescita e comprensione del messaggio della malattia. Senti, si è tanto favoleggiato, adesso se ne parla un po' di meno, no? Poi qui concludiamo. Sì.
sul Nostradamus. Sì. Anche lui manda messaggi molto enigmatici. Assolutamente. E sono molto interessanti, al di là poi dell'uso che se ne è fatto dal punto di vista mediatico. Nella nostra tradizione abbiamo Nostradamus, abbiamo Malachia, sono quelle di Nostradamus, delle centurie decisamente enigmatiche, tant'è vero che molti nella stessa centuria vedono tanti eventi, no? Tante riconducono poi a questa cosa che è successa sempre a posteriori, è descritta lì, è descritta là, sempre a posteriori, quindi è effettivamente molto difficile da decifrare, da decodificare, ma perché la decodifica di queste esperienze implica una mentalità esoterica, una mentalità nahual, una mentalità che non è quella ordinaria nostra. Bisogna essere iniziati a questa indagine, a questa esplorazione. Bisogna sviluppare in sé altre possibilità, altre facoltà, altre visioni della realtà che ci permettano di uscire un pochino dal materialismo nel quale ci siamo persi. Allora, voglio ricordare, concludendo questo incontro a tu per tu con Carlo Dorofatti, l'appuntamento di oggi, anzi, ricordalo tu direttamente. Sì, oggi alle 21, questa sera, ingresso libero all'Accademia Rousseau, Piazza San Francesco 2, indagheremo lo yoga, il tantra nei suoi percorsi di via di mano destra, via di mano sinistra, parleremo quindi di spiritualità, di religione e interverrà anche Simone Sebastiani, il nostro esperto di discipline orientali che stasera ci raggiungerà per esprimere anche la sua opinione riguardo questo tema così importante che è appunto lo yoga e il tantra nelle sue diverse discipline. Oggi è l'ora 21, Accademia Rousseau, Piazza San Francesco 2. Poi ogni venerdì sera meditazione a spazio Atman, via 20 settembre 23, sempre con Carlo Dorofatti. Qui è bene informarsi sulle modalità. 339-4522-858. Risponde Daniela, che è la nostra segretaria generale. Noi ci vediamo tra 15 giorni, noi ci vediamo qui alle 10:30. Tra due giovedì. Esatto. Grazie, Carlo. Grazie, Giorgio, grazie a tutti. Buona giornata.